E torniamo a parlare adesso della situazione dell'ANAS e del possibile accorpamento con la Regione. Abruzzo, la CGIL interviene e dà pieno sostegno alle istanze territoriali del Molise. Vediamo. Nella riunione sul riassetto territoriale di ANAS, i sindacati confermano le legittime perplessità dei lavoratori e delle istituzioni rispetto ad ipotesi di accorpamento e riassetto in grado di penalizzare il Molise. Già al termine dell'incontro, tenutosi lo scorso 18 aprile, la CGIL, unitamente alle altre associazioni di categoria, aveva espresso la propria osservazione critica rispetto all'adozione da parte di ANAS di un nuovo assetto organizzativo in sostituzione di quello attuale, che è articolato in appena 8 macro dislocate su tutto il territorio nazionale. Occorre garantire, dice la CGIL, alle strutture della zona dell'autonomia organizzativa, funzionale e di spesa necessaria ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dell'utenza stradale e degli assetti lavorativi dell'ANAS. La CGIL, pertanto, pur esprimendo unitamente alle altre sigle apprezzamento rispetto alle definizioni da parte di ANAS di un piano occupazionale dei fabbisogni che prevede a partire dal corrente anno circa 1.250 assunzioni, di cui una parte rilevante a tempo indeterminato, non possono che definirsi fortemente contrarie invece ad ipotesi di riassetto locale che vadano quindi a danneggiare un territorio già notoriamente martoriato.